inserire in noi di una società più fraterna l'elemento della rinuncia e della condivisione nella mia vita, se non c'è questo oltre, se non c'è questo orizzonte, se non mi sento ingaggiato nella realizzazione del piano di Dio, che ripeto è di una semplicità sconvolgente: rendere il nostro mondo vivibile. Se non c'è questo orizzonte, perché devo fare tante cose? A questo punto che va in crisi ciò che di solito noi definiamo valore. Ma è andato in crisi anzitutto nel cuore degli adulti, questo non dimentichiamo. Non diamo sempre la colpa ai giovani, ai ragazzi. Ultimamente mi capita spesso di fare questa riflessione. Non è la prima volta che attraversiamo tempi difficili. Forse il dopoguerra è stato un tempo davvero di fame e di miseria, più difficile della crisi economica che stiamo affrontando e che dicono volga al termine. La vera differenza sono proprio gli adulti, nonni e genitori, cioè noi, voi. La differenza la stiamo facendo noi in questo momento. Allora formavano un popolo, si sentivano un popolo in missione, che non aveva paura di dire: voglio lavorare perché i miei figli non passino ciò che abbiamo vissuto noi. Quante volte abbiamo sentito dire questo, no? Oggi purtroppo questo non avviene. No. Adulti e anziani non si sognano nemmeno lontanamente di rinunciare alla propria posizione. Durante l'ultima settimana sociale dei cattolici mi ha colpito un passaggio dell'intervento di Mauro Magatti, il quale a conti fatti, sulla base di documentazione sperimentata, diceva una cosa che mi ha colpito molto, ripeto. Oggi gli adulti sostanzialmente, e la media evidentemente, hanno qualche cosa, anche economicamente, ce li hanno, però aspettano di morire per metterlo a disposizione dei figli, cioè glieli daranno quando questi non ne avranno più bisogno, o perché si sono assolutamente disamorati della possibilità di ricostruirsi, o perché avranno trovato altre strade. Lo diceva lui, uno dei cambiamenti forti che negli adulti e anche nella Chiesa deve intervenire in questo saper mettere oggi a disposizione dei nostri ragazzi, di chi ha bisogno, quello che abbiamo. C'è questa voglia di sentirci noi al sicuro. Quante volte sentite dire: quando muoio ve la vedrete voi. Chi mi dà la sicurezza che voi mi prendete con un calcio nel sedere e mi mandate da qualche altra parte? Ecco, finché non si supererà questo atteggiamento, io penso che noi non andremo a collaborare seriamente. Il problema oggi sono gli adulti, siamo noi adulti. Perché quello che non può fare, o non riesce a fare, o non vuole fare lo Stato, bisogna che cominciamo a farlo noi. Cioè condividendo con i nostri ragazzi quel poco tanto che abbiamo, per dare loro la possibilità di mettersi in gioco. Chi questo lo può fare e non lo fa è solo egoista. Punto e basta. È solo egoista. Capisco, guardate, che cambiare questa cultura, questa mentalità in un tempo di incertezza costa fatica, però mi ha colpito molto tutto questo. Adulti e anziani, ripeto, rispetto a quelli del dopoguerra,
non si sognano neanche di rinunciare alla loro posizione. Il mito dell'uomo che si è fatto da solo li sta costringendo a ripiegarsi solo sui propri diritti ormai conquistati, ma che non sappiamo fino a quando riusciremo a garantire. Pensiamo al capitolo delle pensioni. Pensiamo. E allora, questi pochi esempi che ho portato, posso parlare un altro po'? Certo, ma va bene. Un altro, state già dormendo? No. Ma siete fortunati perché un altro impegno dopo. E sì, perché io quando cioè, mi piace un po' riflettere ad alta voce su queste cose con persone che dico hanno almeno la voglia di riflettere su questo e non intendono liquidare il tutto con qualche battuta. E allora, con gli esempi che ho portato, ma che sono soltanto gli unici, sono soltanto i fenomeni più vistosi, ecco, sono segni di che cosa? Sono segni di un contesto culturale contemporaneo che si presenta sempre di più come un sistema complesso, flessibile, sempre più assimilato a un sistema politeistico. Ci troviamo in un mondo nel quale ci sono tanti punti di riferimento. Guardate, gli analisti di sociologia, adesso faccio riferimento al mestiere che non ci può offrire nella vita, quando si chiama antropologia, no? Gli analisti hanno assimilato sempre di più questo nostro mondo al Pantheon. Pantheon lo sapete com'è? È una struttura circolare nella quale esistono degli altari tutti equidistanti dal centro. Sì, il Pantheon qui a Roma hanno cercato di fare l'altare centrale, ma è un abuso. Il Pantheon per natura è circolare e non ha altari privilegiati. Sapete cosa significa questo? Cioè, l'uomo contemporaneo è abitante del Pantheon, cioè ha tanti altari, senza gerarchie. Che significa che se non è un uomo e una donna con una formazione, io dico pure con una interiorità forte, prima lettura della veste di oggi è splendida, parla della sapienza, no? Perché se non c'è questo, noi in questo Pantheon ci giriamo intorno e una volta ci inginocchiamo davanti a un altare, una volta davanti a un altro. L'uomo contemporaneo è questo, abitante del Pantheon, oppure, dice qualcuno, è un frequentatore del Far West. Perché? Perché sempre più spesso nella nostra società tutto è lasciato all'opinione del singolo o di gruppi di pressione e niente è più certo o del tutto certo. Sono le due immagini che mi colpiscono molto. Ripeto, il Pantheon e il Far West. L'uomo contemporaneo oggi, se non è capace, e penso che da questo punto di vista il vostro ruolo di educatori, di voi stessi prima di tutto e degli altri, deve sapere di vivere in questo tipo di contesto. Non è vero che tutti gli altari sono uguali, né siamo condannati a stare nel Far West. Purtroppo c'è una sorta di assuefazione ad essere abitanti del Pantheon e frequentatori del Far West. I contraccolpi che tutto questo provoca a livello individuale stanno sotto gli occhi di tutti. E qui io dico delle cose adesso che probabilmente vi toccano come associazione, che ci toccano come realtà. Cosa sta succedendo? Quali sono i fenomeni più vistosi di questo sistema tra Pantheon e Far West? Intanto, una crescente adesione a valori diversi
secondo la diversità delle situazioni vitali. Difendo il crocifisso e prendo a pedate agli immigrati. Cioè, finché il crocifisso è qualcosa di plastica o d'oro che sta schiaffato vicino al muro, bello fermo perché non cada, va bene. Se poi quel crocifisso, poco una volta, si allontana dal muro e diventa, come dice Papa Francesco, la carne sofferente di Cristo, quelli io posso prenderli a pedate. Adesione è un esempio, crescente adesione a valori diversi secondo la diversità delle situazioni. Tra poco faremo il lato teatro di qualcuno che per darsi l'aria della persona avanzata non fa fare i presenti, non fa cantare le canzoni di Natale. La stupidità colossale, colossale. Non perché io sia uno che fa collezioni di presenti, è vero, perché mi piace passare. La mia stanza, la camera da letto e il bagno no. E lo studiolo che ho sul giornale l'ha scritto, che non so, 724 e 35 metri quadri, tutto, no? Calpestabili. Poi sono 5 di balcone. No, c'è, attendi, perché può essere, ha scritto anche questo, che c'ho un terrazzo di 350 metri. Ma sapete perché? Perché la mia stanza sta su un corridoio, su due corridoi, dove ci sono altre 5 stanze di qui e 5 di là. Il territorio, e io ho il terrazzo di 350 metri. Qui sui giornali potrebbero scrivere un attimino: ah, che cosa parla la luce? C'è un terrazzo di 350 metri. E lì ero, guardate. Ma ahimè, non è, posso andarci, posso percorrerlo tutto, guardate. Posso percorrerlo tutto, e vi dico anche che per recitare il rosario che recito ogni giorno ci metto i 20 minuti, riesco a farlo almeno 15 volte tutto quanto, no? Però c'è questo particolare che non è il terrazzo di casa mia, è dove sono ospite a casa assistente, dove sono comprendo, dove abbiamo tanti preti. Adesso a parte le battute, ripeto, cos'è che sta sotto gli occhi di tutti? Quando avviene questo, ripeto, intanto crescente adesione a valori diversi secondo le persone delle situazioni vitali, questo lo vediamo anche tra di noi, no? Gente che sta tra di noi, sì a questo valore, ma non mi dispiace nemmeno l'altro. Ancora, molteplicità o assenza di appartenenze personali a istituzioni e organizzazioni del sociale. Oggi è difficile trovare gente che dica io appartengo al Masci e basta, no? Perché lo sposo fino in fondo, un poco di Masci, un poco di quello, un poco di quell'altro, e allora scusa, non viene l'incontro, no, già l'incontro con l'altra, diventa un'altra fascia dove andrò, no? Anzi dalla sedia e dall'altra. Il muoversi variegato tra le pieghe dell'esistente senza sentirsi necessariamente e definitivamente legati a nessuno. La difficoltà di dare continuità e futuro a progetti e decisioni prese e quindi a realizzare status sociali o a giocare ruoli duraturi. Il matrimonio entra in questa realtà. Fa parte di questa mentalità. Sembra imporsi l'esigenza di una estrema flessibilità affidata a scelte piuttosto parziali e a medio termine. Ecco, il Pantheon e il Far West provocano questi modelli di comportamento. Se ne posso aggiungere altri. La domanda con la quale io vado verso la fine. Il credente, noi, voi, come devono affrontare questo cambiamento? Ecco, per continuare ancora con qualche metafora, cercando immagini di personaggi classici, parlando di Pantheon e di Far West, l'uomo contemporaneo non è né Abramo né Ulisse.
Perché? Tutti e due, lo sapete, sono nomadi, l'uno e l'altro. Però c'è una cosa: Abramo e Ulisse hanno una voce che li guida, hanno un obiettivo per il loro viaggio. Abramo, lo sappiamo, lascia Ur, la sua città, guidato dalla voce e dalla promessa di Yahweh, il Santo: farò di te una nazione. Ulisse affronta le vicissitudini del viaggio, sostenuto comunque dal desiderio di tornare a Itaca, di riabbracciare Penelope. Meno questo aspetta Penelope, lo sappiamo, dicevamo prima. Comunque aveva un obiettivo. L'uomo contemporaneo, a differenza di Abramo e di Ulisse, molto spesso è segnato dall'orrore, dalla fatica di essere legato e fissato da qualsivoglia vincolo o legame. Cioè il bisogno di presentarsi slegati, senza vincoli. Questo anche al nostro interno. Mi capita spesso di essere aggredito dai giornalisti, no? Agguati veri e propri. Ma sapete quali sono i più pericolosi? I cosiddetti nostri giornalisti, quelli cattolici, i quali devono per forza dimostrare di essere liberi. Allora, se qualche altro, capendo, sapendo di non trovarsi davanti a un fesso, fanno domande più intelligenti, molto spesso sono proprio i nostri, ma per un motivo semplice, con quello che vi sto dicendo adesso, per dimostrare. Giornalisti stanno qui dentro? No. Stiamo tranquilli. No, io mi vedo liberato quando parlo con loro. Questo veramente. Non abbiate pazienza perché non c'è troppo. Ecco, questo fatto di presentarsi sempre come chi è slegato, non ha realtà a cui dar conto, ma nel senso bello della parola, molto spesso i nostri vivono questa sindrome, che è una sorta di una malattia, no? Devono farti la domanda che imbarazza, no? Che l'hanno fatta loro e non quella, non so, dell'altra cosa, assurdità. E allora in quest'uomo smarrito e in cerca sempre di un punto di riferimento comunque di realizzazione, possiamo intravedere un po' la figura del figlio minore della parabola del padre misericordioso, uno che sta in una casa ben soddisfatto, ha bisogno di rimettersi in gioco, se ne va lontano con tutte le conseguenze del caso. Ecco, io penso che nel figlio minore ci troviamo un po' tutti quanti. È importante però non perdere di vista l'altro figlio. Questi, figlio maggiore, rappresenta per la sua reazione, e qui c'entriamo noi, un certo modo di interpretare e di vivere il cristianesimo storico. Allora, una chiesa ce ne sono, basta che andate in giro sui social, no? Tutti quei siti e quei domini della destra, quella proprio, no? Quella bella vestita per bene, con vestiti che poi costano assai, no? Mi hanno detto, se tu la messa la dici con una casula che costa meno di 3.000-4.000 euro, la messa che non vale, parte tutto. Ecco, questo figlio maggiore rappresenta per la sua reazione un certo modo di interpretare e di vivere il cristianesimo storico, una chiesa con le sue liturgie. O attenti, perché prima vi ho detto, io parlo di Eucaristia, in fondo di impegno, quindi non vorrei che dovremmo concedere, ma quella da tenere le liturgie sono necessarie. Certo, se non portano all'impegno, se non portano a
questo faccia a faccia come Abramo ha sperimentato Mosè, i santi.